Ciao a tutti ragazzi da Korod, bentornati su Inazuma Eleven Go Galaxy in italiano. Abbiamo finito gli elementi? Sì, abbiamo finito, ci siamo. E voi ragazzi, avete lasciato mi piace? Se mi viene di domande, qualcun Sky, mi piace, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ma a questo punto immagino di sì, ma comunque, se non siete iscritti, siete capitati in questo video, iscrivetevi, porto un sacco di contenuti in Inazuma, non solo, quindi... Oh Trina, sei ancora qui? Una faccia così grande e fuori dalla mia portata. Non credo che sarà in grado di resistere ancora per molto. Aia. C'è qualche problema, Trina? La Trina, tra l'altro, la Trina. Vabbè. Scusatemi. Bene. Vediamo dove... Mi piace. Ma vuol dire sì. Ah, meno male. Ma vuol dire grazie. Avete davvero tanto affamati oggi, vero? Wow, vuol dire sì, ma ora devo andare. Buongiorno, Trina. Buongiorno. Oh, ti chiedo scusa, Trina. Non era la mia intenzione di disturbarti. Vedo che ti piacciono molto gli animali, vero? Sì. Lo vedo. Trina. Sì. Sei preoccupata per qualcosa? Puoi parlare con me? Dopotutto sono pur sempre la vostra manager, no? Allora, volevi dirmi qualcosa, no? Cosa vuol dire? Sei per dire qualcosa di brutto su di me, vero? Perché? Perché Trina? Perché Verdurina? La Trina Verdurina? Perché? Ma... è sempre più misteriosa. Però spero che questo capitolo coinvolga tanto anche lei, così scoprirò anch'io un pochino... cosa si tratta. Tanto Aldo, che saluto, che diciamo il mio collega del faro alato, la seconda ala del faro, o la prima, cioè, le due ali del faro, non c'è un ordine, mi ha detto: ma perché metti Zippy in difesa e invece l'Erme sì, l'Erme Zippy è la stessa persona, e perché lasci Kinan a centrocampo e ancora Riccardo in difesa? Hai ragione Aldo, e penso che i ruoli in realtà siano invertiti, però visto che mi era stato detto di mettere Riccardo in difesa per la prima partita, l'ho tenuto lì, visto che la chiave di violino è fondamentale e molte volte ci ha salvato, però diciamo che terrò conto di questa richiesta, di questo tuo commento, e magari li sposto per la prossima partita, visto che ora dovremmo essere arrivati un po' nel vivo e anche i difensori dovrebbero un po' essere svegliati, anche le tecniche cominciano ad arrivare. Cosa succede, Andrea? Si tratta di Trina! Ha abbandonato il dormitorio e non riesce da nessuna parte. Cosa, onna Trina? Però ha lasciato un biglietto nella sua stanza. Eccolo qua. Non riesco a stare ancora con voi, Trina. Questo era il biglietto? Va bene, ok, di poche parole. Era impaurita, era turbata, tanto i capelli di dei fiori rientrano in corpo. Ma abbiamo visto che fa trasformazioni ben più particolari. Ma sarebbe meglio lasciarle quello che desidera davvero? In fondo ormai la conosciamo, no? Trina è molto timida, giocare in un stadio ti mette a disagio. Hai ragione, forse rappresentare il Giappone è una responsabilità troppo grande per lei. Effettivamente c'è sempre una certa pressione quando si parla di calcio. Questo è poco ma sicuro. No, non è come pensate. Trina è una persona speciale che assomiglia molto a me, immagino, non ho detto bene. E la vera intenzione è quella di giocare a calcio, ne sono sicuro. Bati. Credo di capirla, ha chiuso il suo cuore agli altri, esattamente come io avevo chiuso il mio. Parte la ship, ragazzi? Qui parte la ship? Io ho deciso, vado a cercarla. Sì, ma dovrebbe essere... Come dice mio padre, un'indagine parte sempre dall'interno, perché non guardiamo la sostanza. Ok, forza ragazzi, mettiamoci a cercare Trina. Un'indagine parte sempre dall'interno. Interessante, interessante, detective. Ottimo, cerchiamo Trina. Dove è Trina? Cerchi l'indizio dell'alloggio, ok? Seguiamo l'indizio di Kinan. L'alloggio, adesso io seguirò la mappa dove mi dice di andare. Ecco qua, immagino. C'è Glacia, anzi, abbia paura delle persone, delle ragazze specialmente. Ah. Attenzione al dissing. Glacia stava dissando un pochino Sky, eh? L'avete notato? Se Glacia avesse ragione, cosa mi sta succedendo? Ah, povera Sky. Ok, andiamo a cercare l'inizio negli alloggi. Tanto voi ragazzi, non ve l'ho detto neanche all'inizio, ma seguitemi anche su Instagram. Pubblico anche lì
post, ma soprattutto storie legate al mio mondo youtubico. Mi raccomando, seguitemi Conrad-TW, ma vedete in grafica, in basso a destra, il mio collegamento ad Instagram, che è questo che vi ho detto, ma anche a Twitch. E quindi ecco, seguitemi. Bene, vediamo, ammazzo che giro mi fanno fare. Allora, vado di qua e poi ci dovremmo essere arrivati, Non perdete pazienza, ci siamo. Ok, questo è l'alloggio suo, sì. Che strano, quell'elefantino. Le sue valigie ci sono, ok. Ruota panoramica, va bene. Ok, andiamo alla ruota panoramica. A proposito di Trina, tu che ne pensi, Riccardo? Se l'allenatore l'ha selezionata per la nazionale, deve pure esserci una ragione. Tuttavia non so ancora quale possa essere. Se sarà Arion, però la Trina tornerà in squadra all'istante, ne sono sicuro. Ah, oh, Victor. Ok, andiamo a controllare la rotta panoramica, va benissimo. Andiamo di qua, passiamo per il molo, per il porto. Con la bellissima skyline, o il bellissimo skyline, che dir si voglia. E ok, ho sbagliato posto, perché mi dice andare di qua. Dove devo andare? Ma mi sono appena teletrasportato. Che è successo, ragazzi? Ah, perché io venivo da qua. Oddio, ho avuto un momento di... Ero arrivato qua, poi mi dice da sinistra e tutto, aspetta. Invece, ok, ora ho capito. Ma questa mappa, ragazzi, è immensa, è meravigliosa. Io voglio esplorarla sempre di più, quindi vediamo se si concretizza quella cosa di fare una live magari a questo proposito. Trina rimane con gli animali, con... Ma ho detto, ehi, c'è qualcuno. Non credo sia buona idea. Pure delle ragazze, vabbè. Wow, ho detto, vado via. Maramau. Non è durata molto sta fuga, Sembra che ti piacciono molto gli animali, Trina. Anche a me, sai, a caso un cane di nome Spotter, gli voglio davvero tanto bene. Penso il suo hobby è quello di dormire per tutto il giorno. Per me è diverso. In che senso? Gli animali sono diversi dagli umani, non giudicano, non insultano. Vuoi parlarne? Sai, ci tengo a sapere tutto sui miei compagni di squadra. Tutti mi prendono in giro quando mi vedono e iniziano a evitarmi. Cosa? Come sarebbe a dire? Per questo preferisco non parlare con nessuno, ma poi finisco per indirizzarmi e mi sfronto a chiunque. Tutto questo è molto frustrante, sai, capitano? Trina. E che tu mi vedi in questo modo, vero? Certo che no, ragazzi, io l'ho chiamata la Trina Verdurina, quindi mi sto un po' vergognando, ma va bene. Tutti sono fastiditi da me. Anche la bambina che mi prendeva in giro diceva sempre che irritavo le persone. Nessuno della tua squadra pensa questo di te, altrimenti non saremmo venuti qui a cercarti. Te lo posso garantire, capitano, la gente si fastidisce alla sola vista del mio aspetto. Forse gli altri della squadra non mi odiano ancora, ma prima o poi di sicuro finiranno col farlo. Trina. Basta, non posso stare silenzioso e senza dire niente. Smetta di alimentarti, fidati di noi. Nessuno di noi ti odia o ti odierà mai. Sei un membro della squadra. Un po' troppo aggressivo, buddy. Avevo paura anch'io, e tu sei stata l'unica ad essersene accorta. E noi siamo uguali, anche se tu, anche tu hai paura, sei stata tu stessa a dirmi, lo ricordi? Proprio per questo ho capito che sei nella mia stessa situazione. Devi affrontare le tue paure, Trina. Io lo sto facendo, è tutto grazie a te. Anche tu puoi farlo. Ma per me è possibile. Ah, Trina, mi sto nervosendo, sei così irritante. Buddy. Oh, ti chiedo scusa, Trina, non volevo alzare la voce. Però. Irritante, lo sapevo, in fondo neanche voi siete così diversi dagli altri. Cazzarola, ragazzi. Aia. Il gatto bloccato. Adesso fa una tecnica micidiale. Eccola.
Wow. Piccolino quel gattino. Te ho catà vuol dire in Veneto ti ho preso, ti ho raccolto. Tutti i venti sono qua. Birichino sto gattino però, Su da brodo come sempre. Brodo di verdure. Ti resta bene? Ha fatto un salto incredibile, sì. Sei fantastica, Trina. Non è vero, Sky? Trina, mi dispiace di non essermi accorta prima di quanto tu stia soffrendo. Beh, ti prometto che prima o poi, d'ora in poi, mi tiro mica per la pelle, se anche tu lo vorrai. Dai, ci fidiamo di Trina, ha fatto un salto incredibile, adesso voglio una scivolata saltata. La tecnica deve chiamarsi scivolata saltata, perché faccio 4 salti in padella con le verdure. Basta, basta, Trina, non ti prenderò più in giro, non è vero, lo farò. Non è prendere in giro, è scherzare sul nome, ragazzi, dai. Trina, sì, il nome Trina, esatto, Baldi, bravissimo, bravi sempre sul pezzo. Ottimo. Torna al campo con Trina e tra l'altro io noto che qui ci sono delle amichevoli, quindi... Che è Maddy? È Maddy, ragazzi. Quindi, anche per degli extra, ragazzi, tac, qui ci sono le 20.000 leghe. E quindi per una serie spin-off, quindi una serie cioè, un po' staccata, bonus, parallela a quella principale che è Let's Play, e mi raccomando, fatemi sapere se va di avere delle amichevoli, la caccia al tesoro... E cosa possiamo fare? Le reclutamenti? Ce n'è da fare, raga. L'esplorazione della mappa. Con magari un video singolo. Quando finirò il gioco, no? Per esplorarla meglio. O comunque anche fare più video. Magari adesso quella che posso vedere finora. Poi si va avanti. Potrebbe essere un'idea sia come video registrato, sia in live. E poi magari ricavarne un estratto. Fatemi sapere nei commenti. Il commento non ve l'ho ancora detto in questa parte, ma è davvero fondamentale per me. Sia per farmi capire cosa fare, cosa vi piace di più, e sia perché, ragazzi, mi piace leggervi, mi piace rispondervi. Trina, finalmente sei tornata. Ero così preoccupata. Mi dispiace tanto. Ma tutto bene, cara? Non scusarti. Andiamo ad allenarci. Sì. Classico. E se ne va. Ha paura di parlare con Buddy. E qui nasce l'amore. La sera, vediamo che succede la sera. Sei sicuro di quello che dici, Zippy? C'è qualche problema, ragazzi? Keenan. Zippy, è scappato qualcosa sulle tigri supersoniche. Keenan, vieni, inseriti con noi. È ancora troppo, probabilmente è solo un'ipotesi. In ogni caso, dai un'occhiata qua, Keenan. Qua, ad esempio, sono stati dati dei loro attaccanti di punta, Tana, Corna, Gaia, prima del torneo. Che possa fare, le statistiche del giocatore sono molto basse. Ultimamente, invece, i parametri sono aumentati notevolmente. Tutti migliorati, ragazzi. Sei tigri, supersonic. Ai ai ai, anche gli altri. Sono allenati un bel po'. Invece che fare altro. Giusto, ragazzi, giusto? Scusate, sono calciatori. E Glassy è un po' uno spione. Invece quello lo sappiamo. Oltre alla sua A molto nasale. Che si dice qua? Allenatore, devo informarla che alcuni giocatori hanno notato delle anomalie in questo torneo. Come tende a comportarsi? E vabbè. Non lo sapremo mai. Il giorno dell'incontro, ragazzi. Finalmente ci siamo, ragazzi. Oggi affronteremo le tigre supersoniche. Sono certa che tutto l'allenamento che abbiamo fatto nella Dark Room ripagherà. Ben detto, insomma. Daremo sicuramente il filo da torcere ai nostri avversari. E stata per scoprire le proprie capacità non è sempre positivo. Cosiddetto? Bene, allora sembra che siete tutti pronti. Forza, andiamo alla stazione. Ehi, Trina. No, non vuole proprio parlare con Batti. Ho la sensazione che Trina sia ancora preoccupata per qualcosa. Buddy, per quale ragione le ha urlato contro in quel modo? Non c'era motivo? Vabbè, in effetti le aveva urlato, quindi cerca di evitarlo. Poteva decisamente evitare. Sì, poteva assolutamente evitare. Bene, ragazzi, andiamo verso la stazione. Sì, prendiamo il treno per lo stadio C Imperiale, cabina imperiale.
Tra l'altro il cammino imperiale mi ha fatto tornare in mente un sacco di ricordi. Merito naturalmente a Nozomi Live & Go. Quindi ragazzi, se continuate con questo supporto, mi raccomando, continuate a mettere mi piace, a commentare, a iscrivervi, a condividere, a seguirmi su tutti i social. Se fosse così continuerò a portare 2 video al giorno e soprattutto a continuare questa maratona di Nozomi Live, che ci vedrà sempre più protagonisti in un cammino verso di rivedere tutti i giochi di Nozomi, e sarà veramente divertente. Mi sono un po' ingabbiato con le parole, ma va benissimo lo stesso. Prendiamo il biglietto e andiamo non a Nozomi City, ma andiamo allo stadio Cammino Imperiale. Grazie mille per il treno che ci dà questo servizio e finalmente ci siamo. Forza, andiamo allo stadio Cammino Imperiale. Sì, la strada la conosciamo. Ci sono tesori per caso? Che io non so se ho mai controllato. No, sono tesori, a parte le persone, che ovviamente chi trova un amico trova un tesoro. Ma è anche vero che chi trova un tesoro trova un amico, insomma. Dai, papà, andiamo, la partita sta per iniziare. Guarda che lento tra noi due. Ok, non ho... Vabbè. ma come? Cioè, vabbè, vuole fare la gara, ma poi ho perduto male. Vabbè. Ah, verrà il padre a vederlo. Lui non sa se sono venuti. Probabilmente sono venuti tutti, ragazzi. Oggi sarà la partita di Lermer, di Keenan, di Verdurina. Quindi sarà una partita, secondo me, scoppiettante, quella che vedremo nella prossima parte, ormai, credo. Intanto ci avviamo verso lo stadio e cominciamo le prime interazioni, per poi entrare nel vivo della partita nella prossima parte, insomma. Eccoci. Finalmente ci siamo alle semifinali delle qualificazioni asiatiche del FFFFFF. Sono per iniziare oggi su questo campo in Nozomi Japan. Sfiderà le tigri super soniche. Restate sintonizzati, amici. Forza, Ferro. I thailandesi sono reduci da una vittoria schiacciante contro il Qatar. John, cosa ne pensi delle tue squadre? Beh, Chester, i ragazzi di Maria Gialla hanno fatto molti progressi dall'inizio del torneo. Tuttavia, anche nello Nozomi Japan ci ha mostrato una forza crescente durante le partite precedenti. Grazie dell'intervento, John. A breve scopriremo tutto, perché non ho letto bene. Sì, dovevi leggere un po' di più, magari, Chester, ma va bene così. Ok, parliamo con Shepard per iniziare la partita. Controllo un attimo a che minuto siamo. Ok, sì, ho contato i minuti. Direi proprio che siamo arrivati al termine della parte. Voglio giustamente cambiare proprio un secondo quello che mi aveva consigliato il mio amico Aldo, e quindi squadra storia, schema, e facciamo la cosa che ci ha detto. Quindi mettiamo Riccardo come regista al posto, e poi abbiamo difensore, centrocampista e attaccante. Ok, mi sembra che cominciamo ad avere una squadra abbastanza solida anche a livello di tecnica. Che dite? Mi sembra che comunque ci stiamo migliorando, e sono sicuro che questa partita sarà ancora più fondamentale, perché a parte avere Dark Room, che abbiamo fatto solamente 2 robe. Eccoli qua, Trina, Buddy, Zip e Keenan sono secondo me fondamentali in questa partita, in particolare Trina, Zip e Keenan, perché Buddy abbiamo già visto un po' la sua trasformazione nel precedente episodio. Quindi sono sicuro che questi tre finalmente avranno anche loro la loro tecnica peculiare, così un po' tutti ce l'avranno, insomma, perché la mossa di Cerise penso fosse quella un po' peculiare, quella opla, anche se non l'abbiamo mai vista. Quindi sono molto aggressivi loro. Ok, e vediamo come andrà. Bene, schermata di partita, e direi che a questo punto imponiamo lo stile con lo stile con stile. Lo facciamo la prossima parte, per gustarci una parte ricca e piena con la partita, tutta dedicata alla partita. E io vi ringrazio, mi piace, iscrivetevi, commentate. Un saluto a tutti da vostro Conrad. Ciao ragazzi.